Andrei che terzo nella graduatoria mondiale con il suo 22-17 davanti a sé allo statunitense Bremer 22-52 e lo svizzero Günther 22-47. Primo lancio per Alessandro Andrei. Un lancio eccellente, quindi un esordio vigoroso da parte di Alessandro Andrei, che è reduce da un lungo periodo di lavoro, da diverse settimane non gareggia proprio per dedicarsi all'allenamento. Rivediamo questo suo primo lancio, questo suo lancio di entrata. 22 segna il tabellone, 22-19, primato italiano per Alessandro Andrei. E ancora Viareggio può salutare un primato italiano di Alessandro Andrei, lo scorso anno 22-06, poi il 22-17 di San Giovanni a Volturno, quest'anno adesso 22-19 per Andrei. Rivediamo da un'altra angolazione il lancio di questo formidabile atleta, dobbiamo dirlo, davvero estremamente serio, sempre puntuale, sempre disponibile. Medaglia d'oro a Los Angeles con 22-19, eguagli allo statunitense Oldfield, quindi sale di un gradino nella graduatoria, raggiunge Oldfield che aveva stabilito 22-19 nel 1984. Quindi nella graduatoria mondiale con 22-19 Andrei si porta al sesto posto insieme ad Oldfield, e sono suoi tutti i record italiani a partire dal 1982 fino ad oggi, cominciando dal 20:35 del 1982 che ha migliorato il 20:13 di Bruno Pauletto. 16 volte Andrei ha fatto progredire il primato in questa specialità che è dominio degli atleti fiorentini. C'è una lunga scuola cominciata con Angelino Profeti negli anni 30 prima della guerra, e proseguita nel dopoguerra da Silvano Meconi con Montelatici, e infine ad arrivare ad Alessandro Andrei. Abbiamo assistito quindi a una grandissima impresa da parte di Alessandro Andrei, un risultato 22-19 che sa di medaglia per i campionati del mondo di Roma. Andrei che ritorna in pedana per il secondo lancio. Secondo lancio per Andrei. Ancora molto lontano. È una serata a lui favorevole. Alessandro Andrei è nato a Firenze nel 59, quindi 28 anni, alto 1,91, 118 kg, allenato da Roberto Piga, un tecnico di valore che lo segue, lo prepara. Aspettiamo di vedere la vittoria. 22-37, straordinario Alessandro Andrei, 22-37, ancora primato, è davvero formidabile, sale ancora dunque nella graduatoria mondiale, 22-37, lascia al suo posto ovviamente Oldfield e scavalca anche Smirnov, il sovietico Smirnov che aveva 22-24. 22-24 dell'86, rivediamo il lancio di Andrei, il secondo lancio. Vi ricordo che il primato del mondo è 22-64 e appartiene al tedesco dell'est Udo Beyer, l'ha stabilito a Berlino Est nell'86, il 20 di agosto dell'86. Grandissima gara di Alessandro Andrei, 22-19, adesso avete visto il peso atterrare a 22-37, nuovo record italiano. Ed è in assoluto la quarta prestazione dell'anno, dopo il 22-52 di Brenner, il 22-47 e il 22-43 dello svizzero Günther, il campione europeo di Stoccarda.
questa volta Andrei è in gara, che ha dato il meglio di sé, non in prove a Firenze in occasione di quel 22-61 di cui avevamo detto, pur rimproverato per aver forse scippato energie, troppe energie nei lanci di prova. Ora scarica tutta la sua potenza, tutta la sua forza in un 22-37 di altissimo valore. Rimaniamo sempre nel lancio del peso, perché una magica serata c'è Alessandro Andrei, protagonista assoluto qui a Viareggio. Abbiamo detto che Andrei domina questa specialità in Italia ed è ai vertici mondiali, ovviamente. Sono su, guardando la lista la lista di sempre, le prime 35 prestazioni, perché poi vanno aggiunte quelle di quest'anno. I suoi avversari ovviamente sono Gunther, Brenner per i mondiali, ma certo se si presenterà nella stessa forma in cui si è presentato qui a Viareggio, le sue quotazioni salgono di molto. Terzo lancio, ancora più lontano, e questa volta dovremo trovarci di fronte a un risultato clamoroso. Vedete un abbraccio . Vediamo se appare sul tabellone il risultato. 22 metri, 22 e 72, 22 e 72, primato del mondo per Alessandro Andrei. Salutiamo questo grandissimo campione, il pubblico impazzito, grandissimi applausi per lui. Alessandro Andrei, imperturbabile, impassibile come sempre, circondato dai fotografi, dalle telecamere, uno spettacolo sugli spalti, pubblico in piedi, un grandissimo risultato, non ci stanchiamo di ripeterlo, premia un atleta esemplare, Alessandro Andrei. Ti lasciamo sentire gli effetti sul campo. E soltanto adesso, avete visto, ha scaricato con un gesto di rabbia e di felicità, se vogliamo, la sua estrema soddisfazione, ripetiamo, la sua gioia. È sempre un attimo magico quello del record, è l'uomo che va avanti, l'uomo che progredisce nelle prestazioni del suo fisico, l'atletica è anche questo. Rivediamo il primato del mondo. . 22 e 72, dunque, e godiamocela veramente questa gara, perché adesso ritorna in pedana. Tre lanci, tre volte oltre il primato italiano, ma soprattutto al terzo oltre il mondiale. Rivediamola ancora. Ed ora il pubblico lo incita, Andrei. Un pubblico che adesso sa riconoscere la qualità della prestazione atletica, un pubblico che dopo anni ed anni di atletica leggera sa valutare, sa comprendere la scoppa di un atleta e di un risultato. Eccolo qua ancora. . 22-19 al primo lancio, che migliora il 22-17, record italiano precedente, poi 22-37 e infine 22-72.
Andrea e il suo allenatore hanno sempre dichiarato negli allenamenti di puntare ai 23 metri, uno dei limiti dell'uomo. Chissà che non arrivi anche questo questa sera. Quarto lancio. Silenzio nello stadio. Ancora avanti, è straordinario. Uno spettatore che è qui alle nostre spalle giustamente mi ha gridato: Andrei, rovini la pista. Evidentemente ormai la pista non è più tanto lontana, la pista di atletica. Il quinto di 22 e 84. Però a questo punto non ci siamo mai trovati in una condizione del genere. Ora non ci siamo mai trovati in una situazione del genere. Questa è la vera atletica, signori. Questa è la vera atletica, signori. 22-84. Ha staccato di ben 20 centimetri il precedente primato di Bayer. Formidabile. Che cosa volete di più? E ha ancora due lanci a disposizione. Speriamo di essere stati buoni profeti. Chissà che non arrivi veramente questa linea dei 23 metri che noi avevamo citato così, senza pensare che davvero questa sera, a meno di 20 giorni dai mondiali, Andrei riuscisse a metterla in pericolo. 22-84 ancora. Immaginiamo la soddisfazione anche di chi lo allena, di chi dedica la sua vita all'allenamento di questi atleti, vale a dire Roberto Piga, il tecnico che da anni segue Andrei, la medaglia d'oro di Los Angeles. Quattro volte campione italiano, poi una serie di prestazioni eccellenti nelle varie competizioni, ma tutto a scompare, forse scompare la stessa medaglia di Los Angeles, pur limpidissima nel suo valore, di fronte a dei risultati del genere. Poi, come sempre, si crea un'atmosfera particolare, adesso è il pubblico che carica Andrei. Molto tranquillo, molto sereno. Finalmente era ora davvero che questa atleta venisse premiato con un risultato del genere. Lo inseguiva da tempo, lo aveva nelle sue possibilità, non era mai riuscito ad ottenerlo. Ed ora seguiamo il suo quinto lancio. Va lontano. Non c'è niente da fare, questa sera non lo ferma nessuno. Si procede alla misurazione. Siamo sempre 22. Il tabellone si è girato 22 e 91, ancora primato del mondo. A questo punto sembra quasi che il primato diventi una cosa di estrema facilità, ma signori, è il primato del mondo, l'atleta che c'era andato più vicino, 22,64, Bayer è rimasto indietro di 17 centimetri. È un crescendo straordinario. 22,91, ancora un lancio a disposizione e chissà che questa linea dei 23 metri finalmente
mai nella storia dell'atletica si è vista una gara di lancio del peso di questo valore. Una storia dell'atletica che ha presentato grandissimi campioni, grandissime prestazioni, grandissimi personaggi, ma mai in tanti anni, in tanti decenni, dagli albori ad oggi, si era vista una gara del genere di lancio del peso da parte di un atleta. Questo atleta è un italiano, Alessandro Andrei, delle Fiamme Oro, e se manterrà questa condizione non si vede chi a Roma può sottrargli la medaglia d'oro. Ha ancora un lancio a disposizione, come abbiamo detto, eccolo qui, e siamo veramente ansiosi di poter scambiare qualche parola con lui, lui che solitamente non è abituato a parlare, preferisce impegnarsi in palestra, sopporta carichi di lavoro elevatissimi, sopporta anche delle difficoltà che molti atleti devono affrontare, perché magari non sempre le strutture sono in grado di rispondere prontamente alle esigenze di un atleta, di un grandissimo campione. Rossi, il commissario tecnico, mai, ho detto, nella storia dell'atletica c'è stata una gara di lancio del peso di questo valore. Ma proprio mai, ma neanche ipotizzabile, penso, perché a parte la serie che è quella che risale poco tempo fa a Guntor, ma è una è cosa, è un'altra storia questa. Seguiamo il sesto e ultimo lancio. Silenzio assoluto, l'urlo di Andrei è ancora lontano, ma Rossi, tutti noi sapevamo che Andrei si stava preparando con molto scrupolo, con molta cura, ma ti aspettavi una cosa del genere? Guarda, parlando poco prima della gara con il suo allenatore Roberto Piga, mi aveva assicurato che i calcoli lo davano con 22,86 e considerava praticamente una gara 22,74. Applaudiamo dunque questo grandissimo atleta, grandissimo indubbiamente, perché al di là del primato del mondo, che è un primato del mondo che penso non ci sono altri primati del mondo di questa, non solo dei lanci, ma un po' in tutte le specialità, perché rivediamo la serie 22-19 e già eravamo con il titolo italiano, 22-37 saltava avanti Olga il Smirnov, 22-72 mondiale e Beyer alle spalle, 22-84 e Beyer è sempre più lontano, 22-91 e Beyer lo abbiamo staccato di... è effettivamente la storia, perché qui si sta facendo veramente una pagina nuova del lancio del peso di un protagonista veramente incredibile. Preghiamo Rossi di andarci a recuperare Andrei. Ripetiamo ancora dunque la serie, perché merita di essere annotata. 22-19, 22-37, 22-72, primato del mondo una prima volta, 22-84, primato del mondo una seconda volta, 22-91, primato del mondo per la terza volta, vale a dire 27 centimetri in più del precedente record del tedesco Udo Beyer, una gara che Andrei ha concluso con un 22,74, che è la sua terza prestazione della serata, anche questo 22,74 superiore ovviamente al record precedente, 22,91 sul tabellone, giustamente a ricordare a tutti questo risultato. Allora parliamo con Alessandro Andrei. Ho detto, mai nella storia dell'atletica si è vista una gara di lancio del peso di questo valore. Adesso tu devi dirci se credevi veramente di poter fare una cosa del genere, magari il primato italiano sì, ma di arrivare forse a 22,91 ancora no. No, il pensiero non mi aveva nemmeno sfiorato.
ero sicuro di fare una bella gara perché in allenamento avevo fatto dei bei risultati. I test sia in palestra sia con gli attrezzi più pesanti, con l'attrezzo standard lo stesso, indicavano che ero in una forma nettamente superiore. Ecco, questo è il tuo terzo lancio, vale a dire il tuo primo mondiale della serata. Cosa puoi dirci su questo primo lancio? È meno peggio del solito. Abbiamo detto che tu non sei abituato a parlare molto, sei però uno tenace che si dà da fare e dai risultati, come abbiamo visto questa sera. Noi in telecronaca abbiamo anche detto, beh, a questo punto ci aspettiamo i 23 metri. Tu che ne dici? Non lo so, perché nella prima parte di stagione avevo una grossa condizione fisica, però non sono riuscito mai a azzeccare la gara giusta. Ci vuole anche fortuna in tutte le cose, così. Certamente la media è senza altro superiore a sempre, è quello lì quello che conta. Sì, la media sicuramente più alta, questo è il 22,84. Vale a dire il secondo mondiale. Ecco, come hai passato queste settimane? In che cosa è consistito il tuo allenamento? Il mio allenamento è fin troppo monotono, perché praticamente mi limito a fare sempre le stesse cose, lancio e sollevo pesi. Ecco, diamo alla gente, a chi magari non è pienamente dentro l'atletica, qualche indicazione di questi tuoi allenamenti. Poi parleremo con il tuo allenatore Figa. Ma diciamo, come detto, è fin troppo monotono, perché lancio e sollevo e cerco sempre di aumentare anche un pochino, però cerco di aumentare. La regola è non avere mai crisi e cercare sempre di sollevare un pochino di più e lanciare un pochettino più lontano ogni volta che vado in allenamento. Adesso dovremo vedere il 22,91, il primato del mondo a questo punto. Vediamo questa tecnica di Andrei con il suo allenatore. Tecnicamente mi sembra molto migliorato, è una tecnica che stiamo inseguendo sino dall'inizio di quest'anno e ultimamente abbiamo avuto la possibilità di verificare con i videotape tutte le posizioni di Alessandro. Abbiamo modificato la partenza rendendola molto più dinamica e più in asse con l'arco di spinta e avevamo avuto dei segnali estremamente positivi in allenamento. Naturalmente diciamo che questa era la prima volta dove Alessandro provava questa nuova tecnica, che è stata realmente messa a punto negli ultimi 2 mesi. I primi sintomi di questo capovolgimento tecnico li abbiamo avuti a Firenze, quando Alessandro ha scagliato in un lunghissimo riscaldamento la corretta troppa, si diceva. Stavolta credo che sia io sia le parole di Enzo Rossi sono state ascoltate da Sandro. Non era certamente un problema mentale, era lui provava a sentire, vediamolo ancora. Niente, lui si carica perfettamente in asse sul lato destro e la destra gli respinge una spinta micidiale. Il piede destro non cede assolutamente e fa entrare velocemente le anche dentro. E poi si prospetta nel finale una figura, che è una figura con gli angoli totalmente aperti, che è un'espressione di un'accelerazione massima dell'attrezzo. Io so che sei sempre insoddisfatto. Questa sera mi pare che non hai nulla da dire ad Andrea. All'inizio ero un pochino insoddisfatto, così per dire, ironicamente, perché quando lui ha fatto il primo mondiale ho detto veramente le proiezioni al calcolatore elettronico davano 22,86 e quindi ero amareggiato solo per quello. Quindi possiamo dire che Andrei ha battuto anche l'elaboratore elettronico, il computer. A questo punto diciamo che Alessandro ha battuto anche il computer e secondo me perché ha lanciato in maniera splendida stasera. Benissimo, in maniera splendida ha detto Pio, quindi nessun rimprovero questa sera. Parliamo dei mondiali, i tuoi avversari a questo punto sono molto distanti, vari Bayer, Timmerman, Gunther. Adesso si tratta di mantenere la concentrazione e di ripetersi. Ma ripetersi sarebbe
è già moltissimo, io spero di fare di più, non fermarmi, anche così, senz'altro un po' di paura gliela metterò con questi lanci. Comunque non più di tanto penso, perché sono dei grossi professionisti, anche loro si allenano continuamente, ma non sono tipi, ecco, proprio da lasciarsi impressionare di tanto. Per un momento però il diplomatista del mondo è Andrei. Figa, un'ultima domanda, vale a dire la stessa che abbiamo fatto ad Alessandro, cioè adesso si tratta di conservare questa condizione, magari anche di incrementare le misure, chissà, a Roma. Direi che noi siamo in una fase, diciamo, abbastanza avanzata, ma ancora non abbiamo concluso sia l'allenamento condizionale sia quello tecnico, quindi ovviamente da qui alla fine del mese la condizione sarà ancora migliore, vediamo lì, perché lì è una battaglia, e quindi vedremo i vari schemi tecnici, quali saranno i più efficaci per conferire questo alloro mondiale. Sarà anche una battaglia dal punto di vista emotivo, Alessandro è sufficientemente forte anche per questa battaglia? Ma la gara bisogna viverla lì, alle Olimpiadi aveva un grosso impegno mentale e lo ha risolto alla grande, qui ci troviamo di fronte